Casa del pizzeriggio, sono Vito. Vito, perché non sei tornato a casa ieri notte? Ero così preoccupata. Mamma, non sapevo avessi il numero di Joe. Da quale telefono stai chiamando? Hai parlato con il signor Pappalardo per trovarti un lavoro. Ci vado subito. Speriamo abbia del lavoro per me. Va bene. Buona fortuna, figlio mio. Va bene, ciao mamma. Se non abbassate subito quell'affare, chiamo la polizia! Se non abbassate subito quell'affare, chiamo la polizia! La porta, c'è corrente. Cosa vuoi? Sto cercando il signor Pappalardo. Ah, sì? Ma perché? Mi chiamo Vito Scaletta. Il mio vecchio lavorava per lui, sto cercando lavoro e così, eccomi qui. Beh, sei nel posto giusto, figliolo. Federico Pappalardo al tuo servizio. Puoi chiamarmi Derek. Mi sembra di ricordarmelo tuo padre. Un bravo uomo, ma beveva come una spugna. Come se la passa adesso?
è morto. Oh, beh. Ce ne andiamo tutti prima o poi, giusto, Steve? Sicuro, Derek. Ti serve un lavoro, eh? Beh, sei fortunato. C'è una spedizione appena arrivata. Steve ti farà vedere dov'è. E ora Ariam sarà fredda la carne. Seguimi. Carica questa pila di casse su quel camion. Quando hai finito prendi $10. Se qualcosa si perde o si rompe, non prendi niente. Comincia ora e non metterci tutto il giorno. Sarà molto divertente. Chi cazzo vuole spostare casse tutto il santo giorno? Ehi, hai fatto? Sì, fatto. E tienti $10. Ho detto che volevo un lavoro, non diventare uno schiavo. Come vuoi, fuori dalle palle allora. E non farti più vedere da queste parti. Non preoccuparti, ne faccio 100 volte tanto lavorando per la Barbaro Incorporated. Aspetta, hai detto Barbaro? Joe Barbaro? Sì, e allora? Merda, nessuno che lavora con Joe fa lo scaricatore per $10. Che cazzo ti è preso? Vieni con me. Che c'è? Beh, a questo non piace il lavoro manuale. Che cazzo? Dice di lavorare con Joe Barbaro. Stronzate. Se lavora con Joe, perché scarica le casse? Questa me la devi proprio spiegare, figliolo. Dimmi, cos'è questa storia? Mia madre per me voleva un lavoro onesto, ma io voglio i soldi veri. Quindi questo lavoro non fa per me. Le donne sono tutte uguali. Vero, Steve? Sicuro, Derek. Non vuole che passi il tuo tempo con Joe, giusto? Mia madre era uguale, guarda come sono finito. Capo del sindacato. Tutto questo cazzo di porto è sotto ai miei ordini. Come sta Joe? Piuttosto bene. E com'è che l'hai incontrato? Siamo amici dai tempi del vecchio quartiere. Sono appena tornato dall'Europa e mi dà una mano finché non mi sistemo. Senti, devi capire che una persona nella mia posizione deve essere prudente. Certamente. Allora non te la prendi se chiamo a Joe, vero? Fai pure. Ma dove cazzo è il suo numero? Ah, eccolo qui. Magari non è a casa. Non sarebbe bello? Ehi, Joe. Sì, sono Derek. Senti, ci sta uno qui. Come hai detto che ti chiami? Vito. Vito. Dice che sta cercando lavoro e di essere tuo amico. Un buon amico.
Volevo solo controllare prima con te. Ah? Sicuro. Eroe di guerra e stronzate varie, va bene. Allora grazie. Ci sentiamo. Scusa, amico, dovevo verificare. Joe dice che sei appena tornato dall'Italia. Dovresti riuscire a cavartela. Se vuoi fare un po' di soldi in più, ho la cosa giusta. E ragazzi, qui al porto dovrebbero fare un pagamento mensile al barbiere, ma la metà di loro non caccia mai i soldi. Mi serve qualcuno che li svegli un po'. $10 a uomo. E se... se non gli serve... Beh, un taglio... allora dovrai convincerli del contrario. Capisco. E se qualcuno fa casino? A quel punto gli fai il culo. Beh, diciamo che devi dargli una lezione senza impedirgli di continuare a lavorare, capisci? Per questo non è Steve a fare il lavoro. Giusto, Steve? Giusto, capo. Riscuoti almeno $150 e te ne darò 50. Solo per fare due passi, respirare l'aria da mare e incontrare nuove persone. Soldi facili, cazzo, eh? Che ne dici? Beh, di sicuro è meglio che portare in giro casse. Ok, allora vai. Sono qui per la quota del barbiere. Ehi, a che gioco stai giocando? Il tipo di giochi in cui paghi ciò che devi e non ti fai male. Perché? Ti dà fastidio? Mi dai fastidio tu! Ora sparisci, se no ti prendo e ti faccio il culo! Ecco i tuoi cazzo di soldi! Sono felice di vedere che hai cambiato idea. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Oh, già, devo essermene dimenticato. La prossima volta cerca di pagare in tempo, ok? Grazie. Ehi, a Derek serve la quota per il barbiere. Sicuro? Ecco qua, io non voglio problemi. Non ridurti all'ultimo la prossima volta. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Senti, stronzo, non sono dell'umore giusto. Vedi di sparire, se no ti faccio male. Non posso, amico. Derek vuole i suoi soldi. Derek può baciarmi il culo. Cosa cazzo pensa di fare? Farmi fuori? Ehi, l'hai detto tu, non io. Perché non ci provi, allora, stronzo? Attenti! Fagli il culo! Ok? C'è qualcun altro che ha dei problemi a pagare per il cazzo di barbiere? Col denaro, capo. Bel lavoro. Ecco la tua parte. Ti ho visto mentre ti occupavi di Bill. Sei bravo. Steve si è fatto quasi picchiare quando ci ha provato. Vero, Steve? Ma giusto, Derek. Ecco, un bonus per averlo raddrizzato. Grazie. Quello lì era una vera spina nel culo. Ora levati dai piedi, che ho degli affari importanti da sbrigare. E salutami a tua madre. Dille che ti sei trovato un posto come mio nuovo assistente. Sì, lo farò. Ci si vede. Ah, Vito, quasi dimenticavo. Ha chiamato Joe. Dice di incontrarlo da Freddy.
Ma quanto ci hai messo? Sono uscito appena riattaccato, che succede? Te li ricordi i bravi ragazzi? Quelli che vedevamo da piccoli? Sì, perché? Dobbiamo parlare proprio con uno di loro. Si chiama R. Tomasino. E sa che ha qualcosa di grosso per noi. Dai, davvero? Già, sono finiti i tempi dei lavoretti. Ora ci mettiamo a fare le cose in grande. E eccolo che arriva. Non dire minchiate. Ehi, R, come stai? Ciao, Joe. Questo è il tizio? Sì, questo è Vito, un vecchio amico mio. Piacere di conoscerti, Harry. Garantisci tu? Senza problemi, Harry. Gli affiderei la vita. Ok, sentite, ho un lavoro per voi. La paga è alta, mi servono dei buoni per la benzina. Valgono parecchio perché c'è poco petrolio. Dove li troviamo? Nell'ufficio amministrazione prezzi. È un'agenzia governativa federale, non è un po' rischioso? Cosa? Non sei all'altezza? No. Volevo solo capire come si fa. Vedi che non è difficile. Di notte i buoni li tengono in cassaforte, ma le chiavi saranno lì, da qualche parte. Ma tu ce l'hai un contatto là dentro? Sì, c'è uno dei nostri che ha la sorella che lavora là. Ce la dà una mano? Chiediglielo tu. Si chiama Maria Agnello. Ecco l'indirizzo, dille che ti mando io. E se non ci sono le chiavi della cassaforte? È un problema tuo. Quant'è la nostra parte? $600 ogni 10.000 galloni di buoni. Ecco quanto. Ok, ci stiamo. No. Vito lo farà da solo. Ho un altro lavoro per te, Joe. Allora... Che ne dici, Vito? Sì, ci sto. Ehi, non dimenticarti di portare un ferro. Non si sa mai cosa può succedere. Meglio essere previdenti che morti ammazzati, capisci? Non è come rapinare un negozio di alcolici. Quello che voglio è un lavoro pulito. Se qualcosa va storto, la tua parte cala a un terzo. È chiaro? Va bene. Nessun problema. Ok, quando hai fatto, torna qui che ci mettiamo d'accordo. Beh, ci vediamo. Buona fortuna, Vito. Già, salve signora. Domanda Harry Tomasino. Dice che potrebbe aiutarmi con un piccolo problema giù all'ufficio amministrazione prezzi. Capisco. Cosa ti serve? Devo entrare stanotte. Va bene, facciamo così. Mia sorella è all'ospedale adesso. Se mi dai un passaggio fino là, ti dirò tutto quello che ti serve sapere. Ed è proprio di fronte all'UAP, così non ti allungo la strada. Certo, nessun problema. Andare piano, hai capito? Ho visto come guidate al giorno d'oggi voi giovani. Allora, di notte il posto è chiuso per bene, quindi ti toccherà entrare dal retro. Perché di notte è aperto sul retro? No, ma la finestra della cantina di solito rimane aperta, puoi passare di là. Cerchi la cassaforte, vero? Sì, come fai a saperlo? Ho tirato a indovinare. È all'ultimo piano, come l'ufficio del direttore, è lì che sono le chiavi. Ok, quindi passo dalla finestra sul retro e poi salgo fino all'ufficio del direttore, giusto? Giusto. E stai attento che di notte ci sono le guardie, non farti vedere.
bene, fammi scendere qui all'ospedale. L'ufficio è dall'altra parte della strada. Ok, grazie per il passaggio. Grazie Maria, ci vediamo. Tu ti sei preso un televisore. Thank you.
story we brought you here at Press Radio News. The massive bombing by U.S. and British air forces of the German city of Dresden continues to take its toll. The fires lit by thousands of bombs continue to burn, with seemingly no end in sight as this major Nazi transportation and communication Beh, allora com'è andata? Non è andata come volevamo. Avevamo un accordo. Ricordi, se qualcosa andava storto prendevi un terzo dei soldi. Vediamo cosa abbiamo qui. Merda. Qualcosa non va? Puoi scommetterci il culo che c'è qualcosa che non va. I buoni che hai preso hanno una data di scadenza. Ed è domani. E che vuol dire esattamente? Vuol dire che non servono a un cazzo. Aspetta. Se riesci a farli avere ai benzinai entro mezzanotte, li vedemeranno e potrai riscattarli. Ti conviene portarli a ogni distributore della città. Devono essere incassati entro mezzanotte o siamo fottuti. Se non li vendi in tempo, aspetta un attimo, non era questo l'accordo? Non hai parlato di date di scadenza. E che ci vuoi fare? Siamo gli allati. Senti, se ce la fai non me ne dimenticherò, credimi. Ora datti una mossa, prima te ne liberi e più soldi ti becchi. Ehi, ho qualche buono delle benzine extra, interessano? Sì, sì, certo che mi interessano. Bene, ecco qua. Forza, sgancia. Certo, certo. Ecco i soldi. Grazie, amico. Tu non mi hai mai visto. Di soccorso. Ricevuto. Inseguo veicolo per eccesso di velocità. 10-4. Possono interessare dei buoni benzina in eccedenza? Certo. Dove li hai presi? A pensarci bene preferisco non saperlo. Sei furbo. Va bene, sgancia grano. Sì, va bene. Spera che non finisca nei guai per questo. Non preoccuparti. Tieni solo la bocca chiusa. Seguo veicolo per eccesso di velocità.
Ricevuto! Ehi, interessano i buoni della benzina? Certo. Basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema. Anche tu tieni la cosa per te. Certo. A me sta bene. Ci si vede? Segua veicolo per eccesso di velocità. Ricevuto. Senti, ho dei buoni benzine extra. Se li vuoi sono tuoi. A poco. Sì, d'accordo. Mi sta bene. Ottimo, ecco qua. E tieni la bocca chiusa su questa cosa, ok? Sicuro, amico. Sarà il nostro segreto. Ecco, bravo. Salve! Radio News. I'm Paul Harris. The sky was raining devastation on the Nazi headquarters and surrounding buildings in Berlin just 1 week ago. In a massive show of strength, almost 1,000 B-17 Flying Fortresses blanketed the capital of the Third Reich with bombs. In a massive and daring raid conducted by the U.S. Army Air Forces, the German capital is expected to fall into Allied hands within the coming weeks. For Press Radio News, I'm Paul Harris. Ehi, interessano i buoni della benzina? Certo. Basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema. Anche tu tieni la cosa per te. Certo. A me sta bene. Ci si vede?
Empire Bay's favorite groceries for over 35 years. Ehi, ho qualche buono della benzina extra. Interessano? Sì, sì, certo che mi interessano. Bene, ecco qua. Forza, sgancia. Certo, certo. Ecco i soldi. Grazie, amico. Tu non mi hai mai visto. Bene, questo era l'ultimo. Almeno adesso ho del contante. Dovrei tornare da giù. Veicolo per eccesso di velocità. Ricevuto.